Avanti un altro, Maria Mazza. Ecco con chi è sposata. Maria Mazza è una showgirl e attrice italiana. Una buona parte del pubblico la conosce soprattutto per i suoi ruoli in Avanti un altro, in particolare, Molto a lungo, per quello della dottoressa accompagnata sempre dal malato. Maria è nata nel New Jersey nel 1975, considerando che parte della sua famiglia viveva negli Stati Uniti. La sua infanzia però si è svolta in Italia, nello specifico a Somma Vesuviana, dove la sua famiglia si è trasferita quando lei era molto piccola. Fin da piccola Maria Mazza ha mostrato un grande interesse per l'arte ed il mondo dello spettacolo. Ha iniziato a praticare danza e pianoforte, e poi una volta diventata maggiorenne, ha provato a raggiungere il successo, partecipando a Miss Italia. Era il 1996, ed arrivò terza, quando però ottenne anche il premio di Miss Eleganza. Maria si è poi trasferita a Milano, dove ha approfondito i suoi studi di recitazione. A questo punto ha potuto avere successo in alcune serie televisive come Scirocco, ed ha anche preso parte al film Stregata dalla Luna e Ti lascio perché ti amo troppo. Maria ha poi debuttato nel mondo della televisione, nel ruolo della ballerina Domenica In, e successivamente della dottoressa Davanti a un altro. Maria Mazza è stata anche fidanzata con Francesco Totti molti anni fa. La relazione con l'amato calciatore non è durata a lungo, ed è precedente alla relazione tra Totti ed Ilary Blasi. Subito dopo la fine della relazione, Maria ha conosciuto Ludovico Lieto, con cui è nata una bellissima storia d'amore, che è culminata nel matrimonio avvenuto nel 2005. Purtroppo però questa relazione non è durata a lungo. Nel 2008, dopo 3 anni di matrimonio, i due hanno preso la decisione di separarsi ed andare avanti per la propria strada. Successivamente Maria ha conosciuto Amedeo Quagliata, che è anche il suo attuale compagno. I due hanno avuto una bambina, Sveva. Ancora oggi formano una bellissima coppia innamorata, come dimostrano le numerose foto sui social, che spesso pubblicano assieme. Insieme alla loro bambina, formano una bella famiglia, e nel corso di qualche intervista, Maria Mazza si è detta felicissima della sua attuale vita privata e della sua maternità. Ad oggi Maria non compare spesso in televisione, ma i telespettatori la ricordano sempre, e presto potrebbe anche apparire in altre fiction o film. Voi che cosa ne pensate? Conoscete bene Maria Mazza? Vi piace e sapevate della relazione passata con Francesco Totti? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti!